Cioè, lui vuole sentire l'isola che non c'è. No, 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 io... Papà delle papere. Va bene, papavere papere. La facevamo in do. No, facevate papavere papere. Sì, sì, versione hard rock. Però in russo. In russo. Come in russo? Hard rock in russo. Dunque, nei famosi anni 70... in cui noi guardavamo alla Russia come un punto di riferimento culturale, spirituale, politicale e politicosa. E in quel periodo tutto quello che arrivava dalla Russia era Vangelo. Da Vangelo. E quindi c'era stato poi una serie di circostanze strane, per cui un gerarca russo si era innamorato di Papaveri e Papere e l'aveva fatta tradurre in russo da un altro gerarca che era il ministro della pubblica istruzione russa. E quindi al Festival dell'Unità di Rovigo, nell'anno di grazia 1972, oltre agli Inti Illimani e a Pasquale Annaruto, arriva anche questo Dmitri Kavanovsky, che cantò I gosti di polli che scrivono la fuat, che ti canisci di mravreggi in attraxi di brat, a ragisti di privo di daxti di arrischini di di, a gogosti di me. I babbolo si rode che stiamo tracciando, mi do avere di poi a sole mai di. E poi ritornerò era. Lo sai che i papaveri sono tutti odi, e tu sei piccolino, e tu sei piccolino. Ebbe un grande successo al Festival dell'Unità di Rovigo del 1973 e tutta la stampa italiana lo sannò, perché veniva dalla Russia. Bei tempi, ragazzo mio, peccato che non li hai vissuti. Bei tempi. Wah 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 w